nell'ultima lezione abbiamo studiato l'equilibrio chimico. Abbiamo visto come una reazione chimica che va all'equilibrio possa poi essere trattata tramite la legge dell'azione di massa. E abbiamo visto anche come i vari fattori fisici e chimici vadano a influenzare l'equilibrio chimico. Abbiamo visto anche che possiamo andare a prevedere la direzione verso cui andrà a evolvere il sistema sia in base all'applicazione del principio dell'equilibrio di Chatrier, sia praticamente tramite proprio la legge dell'azione di massa, cioè andando a fare dei semplici calcoletti matematici. Si vede praticamente il tipo di trasformazione con cui si va a perturbare il sistema in equilibrio, come, diciamo così, agisce sui parametri numerici, sui parametri fisici e chimici che sono nella formula, che è già la legge dell'azione di massa, e questo ci permette di andare a capire in che maniera andrà a evolvere il sistema che noi stiamo considerando. Adesso ci sono ancora delle altre cose che bisogna andare a dire per terminare il capitolo dell'equilibrio chimico. Dunque, la prima cosa che vi vorrei andare a dire, questo per terminare praticamente la parte di equilibri che riguarda le reazioni che avvengono in fase gassosa omogenea, è che c'è una serie di reazioni chimiche di equilibrio che si verificano in fase gassosa, che sono delle reazioni di dissociazione gassosa. In effetti l'esempio che io utilizzai nella scorsa lezione, quello lì della dissociazione gassosa del pentacloruro di fosforo, adesso vi riscrivo, cioè la reazione per effetto della quale il pentacloruro di fosforo PCl5 gassoso si dissocia e dà origine praticamente a PCl3 gassoso e Cl2 gassoso. Questo tipo di reazione può essere anche trattato considerando il grado di dissociazione del pentacloruro di fosforo. In effetti il problema della dissociazione e la definizione di grado di dissociazione si può verificare a qualunque tipo di dissociazione, sia una dissociazione che avvenga in soluzione, sia una dissociazione che si verifichi in fase gassosa. Come sempre, diciamo così, il grado di dissociazione alfa è definito come il numero di moli dissociate fratto il numero di moli iniziali. Allora, vorrei mostrarvi qual è il collegamento che esiste fra il grado di dissociazione e la costante di equilibrio di questa reazione. Se noi andiamo a scrivere la legge dell'azione di massa di questa reazione espressa in termini di concentrazione, noi abbiamo che al numeratore andiamo a riportare la concentrazione del pentacloruro di fosforo moltiplicato per la concentrazione del cloro, e al denominatore andiamo a riportare la concentrazione del pentacloruro di fosforo. Allora, queste concentrazioni possono essere anche scritte, anche diciamo, questo equilibrio può anche essere espresso sotto forma di pressioni parziali. Quindi riportiamo la pressione parziale del tricloruro di fosforo PCl3 che moltiplica la pressione parziale del cloro Cl2 fratto la pressione parziale del pentacloruro di fosforo. Ovviamente noi abbiamo che la pressione parziale del tricloruro di fosforo risulta essere uguale al prodotto della pressione totale moltiplicato la frazione molare del tricloruro di fosforo, PCl3. La pressione parziale del cloro è uguale al prodotto della pressione totale per la frazione molare del tricloruro di fosforo, del cloro Cl2, e la pressione parziale del pentacloruro di fosforo PCl5 è uguale al prodotto della pressione totale per la frazione molare del PCl5. Va bene. Oppure, continuando, diciamo così, dalla
legge dell'azione di massa espressa sotto forma di pressioni di concentrazione. Possiamo anche scrivere che al posto di concentrazione del tricloruro di fosforo possiamo scrivere numero di moli del PCl3 fratto il volume, che moltiplica il numero di moli del Cl2 fratto il volume, diviso ancora il numero di moli del PCl5 fratto il volume. Volume e volume qui si possono andare a semplificare, e noi possiamo anche andare a scrivere che il numero di moli del PCl3 moltiplicato il numero di moli del Cl2 fratto il numero di moli del PCl5 moltiplicato per 1 fratto il volume. Adesso, se alfa praticamente è il numero di moli, alfa è il grado di dissociazione, noi abbiamo che il numero di moli del PCl3 sarà uguale chiaramente ad alfa per il numero di moli iniziali. Il numero di moli del Cl2 sarà anch'esso uguale ad alfa per il numero di moli iniziali, e il numero di moli del PCl5 è uguale al numero di moli iniziali meno il numero di moli che si sono dissociati, quindi alfa meno il numero di moli iniziali. Per cui, andando a mettere in evidenza il numero di moli iniziali, abbiamo il numero di moli iniziali che moltiplica 1 meno alfa. Ovviamente, a questo punto noi abbiamo che possiamo andare, diciamo così, a sostituire tutti quanti questi numeri di moli in questa espressione qui. E otteniamo, al posto del numero di moli di PCl3, alfa per il numero di moli iniziali. Al posto del numero di moli di Cl2, alfa per il numero di moli iniziali. E al posto praticamente del numero di moli di PCl5 possiamo andare a mettere 1 meno alfa per il numero di moli iniziali, il tutto moltiplicato per 1 fratto b. Numero di moli iniziali, numero di moli iniziali qui si possono scomparire, e quindi praticamente rimane l'espressione che resta è alfa fratto 1 meno alfa, che moltiplica il numero di moli iniziali fratto il volume. Quindi praticamente si vede proprio che il grado di dissociazione può entrare, diciamo, anche nella legge dell'azione di massa. E quindi, come potete anche vedere, per esempio, variando il volume del sistema, varia anche il numero di moli iniziali. Diciamo che si poteva arrivare a questa conclusione anche dalla legge dell'azione di massa espressa sotto forma di pressioni parziali. Il risultato alla fine sarebbe stato, diciamo così, lo stesso, solo che invece di comparire il volume poi sarebbe comparsa la pressione totale nell'espressione della legge dell'azione di massa. Si tratta semplicemente di passaggi matematici. Poi, diciamo che a questo punto il capitolo degli equilibri omogenei, in fase omogenea, in fase gassosa, sarebbe terminato. A questo punto passiamo, diciamo così, a una ulteriore lieve, diciamo così, complicazione: gli equilibri eterogenei. Se noi per esempio abbiamo una reazione in cui alcuni dei reagenti si trovano allo stato gassoso e altri reagenti si trovano allo stato solido, allora l'espressione della legge dell'azione di massa assume, diciamo così, un aspetto lievemente diverso. Andiamo a fare un esempio, diciamo, è la cosa più sensata.
Prendiamo per esempio la reazione di decomposizione termica del carbonato di calcio. Il carbonato di calcio è un sale che ha formula CaCO3 ed è solido a temperatura ambiente. In particolare il carbonato di calcio è il costituente principale del calcare, che è una roccia molto diffusa. Tenete presente la collina dove sta l'abbazia di Monte Cassino? Ecco, è un enorme blocco di calcare praticamente. E il costituente principale del calcare è questo sale qui, il carbonato di calcio. Assieme ci stanno anche altre impurezze, sempre il carbonato di magnesio, il carbonato di ferro, ma prevalentemente il carbonato di calcio. Dunque, questi sali ossigenati generalmente alle alte temperature si decompongono sempre nell'ossido, diciamo così, basico e nell'ossido acido che lo compongono. Ad esempio, il carbonato di calcio si decompone in ossido di calcio CaO e anidride carbonica CO2 gassosa. L'ossido di calcio è solido. La reazione è d'equilibrio. Chiaramente, diciamo così, questa è una reazione endotermica, perché per andare, diciamo, a distruggere un solido decomponendolo in un solido e in un gas bisogna andare a spezzare dei legami, quindi per spezzare dei legami bisogna andare a fornire energia al sistema, quindi la reazione è palesemente endotermica. Quindi questo equilibrio sarà tanto più spostato verso destra, ovviamente, quanto più elevata sarà la temperatura. Dunque, se noi andiamo ad applicare brutalmente la legge dell'azione di massa, che cosa esce fuori? Esce fuori praticamente che la costante di equilibrio K con C è uguale praticamente alla concentrazione dell'ossido di calcio in fase gassosa, alla concentrazione dell'anidride carbonica in fase gassosa, fratto la concentrazione del carbonato di calcio in fase gassosa. Oppure, diciamo così, se la vogliamo andare a esprimere in termini di pressioni parziali, la legge dell'azione di massa, come pressione parziale dell'ossido di calcio che moltiplica pressione parziale dell'anidride carbonica fratto pressione parziale del CaCO3. Ma dove sta la complicazione? La complicazione sta nel fatto che il carbonato di calcio e l'ossido di calcio sono solidi. Nella fase gassosa, che quantità di ossido di calcio e che quantità di anidride carbonica ci sarà? Ovviamente sono dei solidi. I solidi, diciamo così, hanno tutti quanti una loro tensione di vapore. Una tensione di vapore che ovviamente avrà un valore molto molto basso, ma comunque avranno una loro tensione di vapore. Quindi la concentrazione o la pressione parziale nella fase gassosa che fa equilibrio a questo solido che si sta decomponendo avrà praticamente una pressione parziale di ossido di calcio e una pressione parziale di anidride carbonica che sono fisse e che sono uguali alla tensione di vapore dell'ossido di calcio e dell'anidride carbonica a quella temperatura. Essendo quindi delle costanti, praticamente queste non andranno più ad influenzare la legge dell'azione di massa, non andranno più a influenzare l'equilibrio. E diciamo così, si fa qualche cosa di più: queste costanti vengono inglobate nel valore della costante di equilibrio, per cui la legge dell'azione di massa alla fine assume soltanto questa formula K con P uguale pressione parziale di CO2. Vi ripeto, il motivo è che questi valori, pressione parziale del CaO, pressione parziale del CaCO3, non sono dei valori variabili, sono dei valori costanti ed in particolare sono uguali al valore della tensione di vapore del CaO e del CaCO3 a quella temperatura. Essendo delle costanti, possono essere inglobate nella costante. Ovviamente sia la costante d'equilibrio sia queste tensioni di vapore sono funzioni della temperatura e quindi possono essere tutte quante inglobate nella stessa costante. Ovviamente la concentrazione di un gas è ovviamente proporzionale alla sua pressione parziale. Se la sua pressione parziale è fissa, non può variare ed è uguale alla sua tensione di vapore, anche la sua concentrazione risulterà essere una costante. Quindi anche in questo caso qui
queste grandezze qui finiranno per essere inglobate all'interno della costante di equilibrio, e quindi praticamente anche in questo caso la costante di equilibrio, la legge dell'azione di massa, si andrà ad esprimere in questi termini qui. Va bene? Quindi quandunque voi avete una, diciamo così, reazione eterogenea in cui avete dei reagenti o dei prodotti di reazione che si trovano in fase solida e degli altri reagenti che si trovano in fase gassosa, e soltanto la pressione parziale dei reagenti in fase gassosa o le concentrazioni dei reagenti in fase gassosa che entrano nella legge dell'azione di massa. Vi faccio un altro equilibrio. Ad esempio, praticamente il carbone ad alta temperatura può reagire con l'anidride carbonica che è gassosa. Reagendo con l'anidride carbonica si mette in equilibrio per dare due molecole di ossido di carbonio gassosi. Anche questa è una reazione endotermica e come tale è favorita dalle alte temperature. Più alta è la temperatura, più questo equilibrio è spostato verso destra. Vedete, diciamo così, tutti i casi di cronaca in cui praticamente qualcuno tiene qualche cosa di acceso in casa e muore avvelenato perché praticamente diciamo così questa reazione si verifica in un ambiente chiuso, muore per effetto di questa reazione qui. Cioè praticamente le particelle carboniose che si generano reagiscono con l'anidride carbonica che deriva dalla combustione di quel qualcosa che sta bruciando. Se la temperatura è sufficientemente elevata e se praticamente c'è poco ricambio d'aria, quindi ci sta deficienza di ossigeno, si instaura questo equilibrio. Questo equilibrio è tanto più spostato verso destra quanto più elevata è la temperatura. Adesso questo gas qui, l'ossido di carbonio, è, diciamo così, tossico e anche mortale anche in concentrazione di poche centinaia di parti per milione. Quindi, diciamo, a livello di milligrammi per metro cubo già è mortale praticamente. Quindi tutti i casi di cronaca in cui si parla di avvelenamento da stufe malfunzionanti, da bracieri, da cose di questo genere qui, sono tutti quanti connessi a questa reazione qui. Benissimo, se noi vogliamo andare a scrivere la legge dell'azione di massa per questo equilibrio qui, scriveremo in termini di K con T, che questa sarà uguale alla pressione parziale dell'ossido di carbonio elevato al quadrato fratto la pressione parziale dell'anidride carbonica del numeratore. La pressione parziale del carbonio in fase gassosa è una costante perché è uguale alla tensione di vapore del carbonio a quella temperatura lì, per cui risulta automaticamente inglobata nella costante di equilibrio. Va bene? Quindi diciamo così che il sistema si tratta assolutamente alla stessa maniera, se la reazione è omogenea e se la reazione è eterogenica. L'unica differenza di cui dovete andare a tenere conto è che i reagenti o i prodotti di reazione che si trovano allo stato solido scompaiono dalla legge dell'azione di massa. Il motivo è che la loro presenza in fase aeriforme, perché è quella che è attiva ai fini dell'equilibrio, è un valore costante perché è fissato dal valore della tensione di vapore a quella temperatura. Va bene? Ci sono problemi, ragazzi? Benissimo, allora io qua, diciamo così, ho terminato un argomento, facciamo una mini interruzione e cominciamo un altro, diciamo così, capitolo. Il capitolo praticamente è quello di acidi e basi e quindi degli equilibri in soluzione. Il nuovo capitolo che andremo a affrontare adesso è quello degli acidi e delle basi. Dunque, se vogliamo dare una definizione di acido e di base, la definizione di acido e di base più semplice possibile è quella degli Arrhenius. Secondo Arrhenius, praticamente un acido è un composto che ha formula HX e una base è un composto che ha formula MOH. È chiaro? Quindi, praticamente, che cosa fa un acido? Un acido, quando viene posto in soluzione, si dissocia secondo la reazione HX che dà origine ad H più X meno e una base dà origine, per effetto della reazione di dissociazione, AM più OH meno.
Allora, c'è subito da dire tutta quanto una serie di cose. Prima cosa, sia l'acido che la base possono essere degli elettroliti forti o degli elettroliti deboli. Se sono degli elettroliti forti, la reazione è scritta con una sola freccia per indicare che la reazione va a completamento. Se sono degli elettroliti deboli, la reazione deve essere scritta con la doppia freccia per significare praticamente che la reazione a un certo punto, diciamo così, è reversibile e quindi si raggiunge una situazione di equilibrio chimico. E chiaramente, come esistono gli elettroliti forti e gli elettroliti deboli, esistono quindi anche gli acidi forti e gli acidi deboli, le basi forti e le basi deboli. La differenza qual è? Che un acido forte è dissociato completamente, perché la reazione di dissociazione va a completamento, un acido debole è dissociato soltanto parzialmente, perché la sua reazione di dissociazione è arrivata a un certo punto, si arresta. Un'altra cosa che ci sta da dire è che in effetti non sarebbe proprio corretto andare a scrivere quello che ho scritto adesso, perché noi dovremmo andare a scrivere anche lo stato d'aggregazione, quindi acquoso, e anche qui acquoso anche qui. Ma in effetti, diciamo così, il protone nudo in soluzione praticamente non ha assolutamente alcuna possibilità di esistere. Per protone nudo intendo praticamente questo tipo di ione qui. Perché? Perché praticamente lo ione H+ è uno ione molto particolare, particolarmente piccolo, perché è costituito soltanto da un nucleo di atomo di idrogeno. Un elettrone teneva e quell'elettrone l'ha perso. Per cui, essendo molto piccolo, avendo carica unitaria positiva, avrà una elevata densità di carica superficiale. Quindi cosa tenderà a fare? Tenderà, diciamo così, a coordinare attorno a sé il massimo numero di molecole di acqua possibile. Quindi praticamente noi che cosa avremo? Avremo che invece di avere un H+, avremo praticamente un H3O+, avremo un H5O2+, un H7O3+, e così via. Adesso il numero preciso di molecole d'acqua che di volta in volta lo ione H+ va a coordinare attorno a sé, non è che lo sappiamo di preciso. Però per ricordare, diciamo, che questo ione H+, non è uno ione H+, diciamo così, nudo in soluzione, è uno ione H+, rivestito da un grande numero di molecole di acqua, è più corretto, diciamo, andare a scrivere la reazione di dissociazione di un acido secondo questa forma qui, cioè H+ acquoso più H2O, che dà origine a H3O+ acquoso più X- acquoso. Poi vi ripeto, anche l'H3O+ è qualcosa, diciamo così, di non troppo probabile. Probabilmente le molecole saranno molte di più di una soltanto, ce ne saranno molte di più. Però chiaramente con H3O+ noi che cosa andiamo a intendere? Che è uno ione idrogeno idratato. Adesso sui libri voi troverete anche questa dizione qui. Questa lezione qui non è che è sbagliata, diciamo è preferibile questa qui, perché questa qui va a puntualizzare un fatto che è molto molto importante. Nel caso, diciamo così, che voi troviate questa lezione qui, o che diciamo in una lezione o in un esame noi andiamo a scrivere la reazione in questi termini qui, è chiaramente sottinteso che questo H+ non è un H+ nudo, è un H+ idratato, cioè circondato da un grande numero di molecole di acqua. Altrettanto, diciamo così, possiamo andare a dire per le basi. Vi ripeto, anche, diciamo così, nello scrivere in questa maniera le reazioni di dissociazione, chiaramente se noi ci andiamo a mettere una freccia soltanto andiamo a intendere che l'acido è un acido forte. Se noi andiamo a metterci la doppia freccia, cioè andiamo a scrivere la reazione di dissociazione come HX acquoso più H2O e si mette in equilibrio con H3O+ acquoso più X-,
andiamo a considerare che questa è una dissociazione soltanto parziale e che quindi questo acido è un acido debole. Altrettanto, diciamo, viene considerato anche per l'acqua, insomma, quindi assolutamente, anche per una base, abbiamo considerazioni assolutamente analoghe. Diciamo, questa definizione che diede Arrhenius di acido e di base ha il pregio della semplicità, quindi è molto chiara, è molto semplice, quindi di volta in volta cosa cambia? Cambia l'X, HCl, HClO4, H2SO4, oppure NaOH, BaOH, NH4H, diciamo che di volta in volta cambiano, diciamo così, la M, cambiano praticamente la X, ma quello, il pregio di questa definizione qui è che è molto semplice. Purtroppo diciamo che non è molto molto precisa. Per quale motivo? Perché per esempio ci sono dei composti tipo l'anidride carbonica CO2 o l'ammoniaca che quando sono sciolti in acqua impartiscono, diciamo così, alla soluzione delle proprietà, l'anidride carbonica acida, l'ammoniaca basiche, e secondo la definizione che ha dato Arrhenius praticamente, questa, diciamo così, questa acidità e questa basicità non si vede da nessuna parte. Diciamo che potrebbe essere aggirato questo ostacolo dicendo che l'anidride carbonica reagisce con l'acqua per dare origine a un supposto acido carbonico H2CO3, che successivamente l'acido carbonico H2CO3 si dissocia in H più acquoso più HCO3 meno acquoso anch'esso. Ma in effetti questo H2CO3 non l'ha mai isolato nessuno, cioè l'acido carbonico non esiste. Così come pure praticamente si potrebbe andare a pensare che l'ammoniaca NH3 più H2O reagisce con l'acqua per dare origine all'idrossido d'ammonio NH4H, e successivamente quando si va a dissociare in acqua dà origine all'ione NH4 più acquoso più lo ione OH meno acquoso. Ma anche in questo caso qui, in soluzione acquosa, l'idrossido d'ammonio NH4OH nessuno lo è mai riuscito ad andare a vedere. Diciamo che si può salvare la definizione che ha dato Arrhenius di acidi e di base, andando a considerare il fatto che l'acqua è lievemente autodissociata, cioè in poche parole abbiamo che l'acqua è come se praticamente reagisse con se stessa per dare origine a H3O più OH meno. Diciamo che questa autodissociazione dell'acqua è, diciamo, evidente e comprovata dal fatto che anche l'acqua distillata 100 volte, in cui c'è soltanto H2O, manifesta una lieve conducibilità elettrica. Se praticamente ci fossero soltanto molecole d'acqua, noi avremmo che la conducibilità elettrica dovrebbe essere nulla. Invece la conducibilità elettrica dell'acqua distillata è bassa, ma non è zero. E la conducibilità elettrica dell'acqua distillata è connessa praticamente al processo di autoionizzazione. Adesso praticamente il processo di autoionizzazione è un processo endotermico, perché chiaramente, diciamo così, abbiamo che bisogna andare, una molecola d'acqua praticamente deve andare a strappare un protone ad un'altra molecola d'acqua, ed è praticamente un processo che assorbe energia. Quindi praticamente questo è un equilibrio che è tanto più spostato verso destra quanto più elevata è la temperatura. Vedete ragazzi, forse è una cosa simpatica andare, diciamo così, a costruire le strutture elettroniche dell'acqua. Non so se ve lo ricordate, perché l'acqua praticamente è una struttura elettronica fatta in questa maniera qui. L'abbiamo fatta tante volte.
cioè l'ossigeno ha 8 elettroni attorno, l'idrogeno gliene porta uno, la struttura elettronica dell'acqua è questa qui, perché i due elettroni portati in dote dall'idrogeno vanno a completare l'ottetto elettronico dell'ossigeno. Quindi anche l'altra molecola d'acqua è fatta così. Noi abbiamo che praticamente, vedete, che un protone prende e si trasferisce qui e abbiamo quindi la formazione di questo qua che perde il protone, rimane praticamente così. E questo sarebbe l'OH-. E questo protone che si va a mettere qui praticamente si trasferirebbe in qualcosa del genere. Questo sarebbe l'H3O. Va bene? Diciamo così, così avremo sempre delle formule ottenziali e quindi sempre, diciamo così, una situazione abbastanza stabile. Vi dicevo praticamente questa è una reazione d'equilibrio, è una reazione diciamo così endotermica e quindi come tale questo equilibrio risulterà favorito dalle alte temperature. Alla temperatura di 25 gradi centigradi che viene preso come riferimento abbiamo che la concentrazione praticamente dell'H3O+ è uguale a 1 per 10 a meno 7 mol litro e anche quest'altro ha valore 1 per 10 a meno 7 moli litro. Va bene? Adesso se noi andiamo ad applicare la legge dell'azione di massa a questo equilibrio abbiamo praticamente che avremo K, costante di dissociazione dell'acqua, uguale concentrazione di H3O+ che moltiplica concentrazione di OH- fratto concentrazione di H2O. L'H2O sarebbe praticamente il reagente, sì, sarebbe proprio il reagente. Adesso però c'è da andare a fare una considerazione. Abbiamo detto che la concentrazione di equilibrio a 25 gradi dell'H3O+ e dell'OH- è 1 per 10 a meno 7. Ovviamente se non ci sono altre sostanze disciolte in soluzione, la concentrazione di H3O+ dovrà essere uguale alla concentrazione di OH-, perché se un protone viene strappato da una molecola, quella si trasforma in OH- e quella che prende il protone si trasforma in H3O+. Quindi la relazione stechiometrica vi dice praticamente che se non sono presenti altre sostanze nella soluzione, la concentrazione delle due specie deve essere uguale fra di loro. Adesso qui dovrebbe comparire in questa legge dell'azione di massa anche la concentrazione dell'acqua, però ragioniamo un pochettino. La concentrazione dell'acqua, se noi ce la volessimo andare a calcolare, quale sarebbe? L'acqua contemporaneamente in questo sistema è sia un reagente sia il solvente in cui avviene praticamente, in cui si verifica questo equilibrio. Pertanto calcoliamoci proprio la sua concentrazione. Abbiamo detto che in un litro d'acqua quante moli di acqua ci sono? Un litro d'acqua più o meno pesa 1000 grammi. 1000 grammi diviso la massa molecolare dell'acqua, che è 18, fa 55,5. Quindi questo che cosa significa? Significa che in la concentrazione dell'acqua, se noi per assurdo la volessimo andare a calcolare, sarebbe di 55,5 periodo, fra parentesi, moli di acqua per litro d'acqua. Ovviamente, il fatto che la concentrazione di H3O+ e di OH- sia 1 per 10 a meno 7 mol litro, che cosa vi dice? Vuol dire che 1 per 10 a meno 7 moli per litro di acqua si sono dissociate. Quindi 1 per 10 a meno 7 è ovviamente trascurabile rispetto a 55. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che questa concentrazione che si trova a denominatore in questa legge dell'azione di massa è una costante.
ed essendo una costante, praticamente non influenza l'equilibrio e anzi viene, diciamo così, automaticamente inglobata nel valore della costante d'equilibrio. Per cui la legge dell'azione di massa, nel caso della dissociazione, del processo di autodissociazione dell'acqua, viene scritta in questa maniera, come K con V uguale a concentrazione di H3O più moltiplica concentrazione di OH-, il tutto uguale 1 per 10 a meno 7, per 1 per 10 a meno 7 fa 1 per 10 a meno 14 moli litro al quadrato. Va bene? Quindi questo numero è un numero molto importante perché si chiama prodotto ionico dell'acqua. Allora, sulla base di queste considerazioni, la definizione che hanno dato, che ha dato Arrhenius di acido e di base, può essere lievemente modificata dicendo che un acido è una specie che aumenta la concentrazione di ioni H3O più in soluzione. Una base invece è una specie che aumenta la concentrazione di ioni OH- in soluzione. Ed in questa maniera praticamente noi abbiamo che viene a essere inglobata nella definizione di acido e di base anche composti come anidride carbonica e come ammoniaca. Perché praticamente se l'ammoniaca, se l'anidride carbonica noi la andiamo a sciogliere in acqua, la reazione praticamente che mi dà anidride carbonica e acqua sarebbe questa, vedete? CO2 acquoso più H2O che si mette in equilibrio con HCO3- acquoso più H+ acquoso. Adesso questo H+ o H3O+, se come lo vogliamo scrivere, perché possiamo anche scrivere, vedete, 2 di H2O, e allora qui scriviamo H3O+, è assolutamente la stessa cosa. Quest'H3O+ che compare qui, praticamente, è lo stesso H3O+ che compare nel processo di autodissociazione dell'acqua. E il prodotto delle concentrazioni di H3O+ e OH- è costante perché è uguale al prodotto ionico dell'acqua. Quindi se per effetto della dissoluzione di CO2 in acqua è aumentata la concentrazione di H3O+, contestualmente dovrà essere diminuita la concentrazione di OH-. È chiaro? Così come pure se, vedete, la ammoniaca reagisce con l'acqua per dare origine a NH4+ più OH-, quindi secondo la reazione NH3 acquoso più H2O si mette in equilibrio con NH4+ acquoso più OH-. Anche in questo caso noi abbiamo che per effetto della dissoluzione dell'ammoniaca nell'acqua la concentrazione di ioni OH- dell'acqua è aumentata. Ma dato che questo equilibrio deve essere sempre rispettato, cioè il prodotto ionico dell'acqua deve sempre rimanere 1 per 10 a meno 14, se è aumentata la concentrazione dello ione OH-, contestualmente deve diminuire la concentrazione di H3O+, perché il loro prodotto ionico deve restare costante. Bene, a questo punto mi corre anche l'obbligo di dirvi che per andare, diciamo così, a definire le condizioni di acidità o di basicità di una soluzione si definisce una grandezza detta pH, o il pH è definito come l'opposto del logaritmo in base 10 della concentrazione di ioni idrogeno. Come al solito io utilizzo, diciamo così, la
convenzione secondo la quale se io scrivo log, log vuol dire logaritmo in base 10, è chiaro? Non quella là dei matematici, insomma, almeno così a me mi hanno insegnato quando facevo matematica, ma non so se ancora così si dice. Quindi praticamente che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che la concentrazione degli ioni idrogeno in un'acqua che sia assolutamente neutra, in cui non ci sia disciolto assolutamente niente, è 10 a meno 7. Quindi l'opposto del logaritmo della concentrazione 10 a meno 7 è proprio 7. Il logaritmo 10 a meno 7 è meno 7, l'opposto del logaritmo è 7. Quindi vorrà dire che avrà pH uguale 7. Va bene? Diciamo che si può fare qualche passaggetto matematico, diciamo così, su questa formula qui. Se noi andiamo a fare il logaritmo di entrambi i membri, praticamente qui che cosa viene? Il logaritmo di entrambi i membri, qui viene praticamente il logaritmo di H3O+, qui logaritmo di H3O+, più logaritmo di OH-, concentrazione di OH-, verrebbe logaritmo di concentrazione di H3O+ moltiplicato per concentrazione di OH-, ma il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi dei singoli fattori, quindi possiamo scrivere questo. E il tutto praticamente risulta uguale a meno 14, quando andate a fare il logaritmo di 1 per 10 a meno 4. Questo qui però praticamente risulta essere uguale all'opposto del pH, quindi questo è meno pH. Questo qua, il logaritmo della concentrazione di OH- lo possiamo chiamare pOH, quindi questo è meno pOH, e il tutto è uguale a meno 14. Togliendo tutti quanti i segni meno, possiamo andare a dire che pH più pOH è uguale a 14. Diciamo, queste sono un po' di relazioni che poi quando si vanno a affrontare gli esercizi sul capitolo acidi e basi risultano sempre utili. Quindi allora andiamo un pochettino a riassumere quello che stiamo andando dicendo fino adesso. Secondo Arrhenius gli acidi sono dei composti che hanno formula HX, le basi sono dei composti che hanno formula MOH. E ci sono acidi basi, acidi forti e basi forti, acidi deboli e basi deboli. L'unica differenza qual è? Gli acidi forti praticamente hanno una dissociazione che va fino in fondo, quindi è una reazione che va a completamento, che si scrive con una sola freccia. Gli acidi deboli sono praticamente diciamo degli elettroliti deboli, quindi questa reazione è d'equilibrio, va bene? E quindi come tale è, diciamo così, si può scrivere una legge dell'azione di massa per questa che è una reazione di equilibrio. Poi cosa sono andato a puntualizzare? Ho puntualizzato dicendo che H+, il protone nudo in soluzione, non esiste, è sempre circondato da un grande numero di molecole d'acqua. Per semplificare io scrivo generalmente H3O+, ma neanche questa H3O+ è una cosa molto precisa, perché generalmente ci saranno molto più di una sola molecola d'acqua intorno a un protone H+. Poi cosa vi ho detto? Vi ho detto che la definizione di Arrhenius di acidi e di base non è molto completa, perché per esempio non rientrerebbero fra l'acido l'anidride carbonica, non rientrerebbe fra le basi l'ammoniaca. E diciamo che si potrebbe andarla a fare rientrare fra gli acidi di base andando a considerare che questo reagisce con l'acqua e dà origine all'acido carbonico, all'idrossido di ammonio. Ma queste specie in soluzione acquosa non sono mai state identificate, non sono mai state separate. Per cui è più corretto, diciamo così, andare a correggere la definizione di acido di base di Arrhenius tenendo presente che l'acqua è praticamente un solvente che è autodissociato, molto lievemente, ma autodissociato molto lievemente, cioè l'acqua è in parte dissociata sotto forma di H3O+ e sotto forma di ioni OH-. Abbiamo detto poi che questa è una reazione endotermica, per cui l'equilibrio risulta spostato verso destra tanto più quanto più elevata è la temperatura. Alla
temperatura di 25 gradi, la concentrazione di H3O più è 10 a meno 7, la concentrazione di OH meno è 10 a meno 7. A temperatura più bassa questa concentrazione sarà più bassa, non lo so, sarà 10 a meno 7,5, 10 a meno 8, non lo so. A temperatura più alta sarà più alta questa concentrazione, non so, sarà 10 a meno 6 e così via. Quindi diciamo così, il pH a cui corrisponde la neutralità, che è 7, è, corrisponde la neutralità a 7 soltanto a 25 gradi, è chiaro? A temperatura più alta sarà più basso, a temperatura più bassa sarà più alto, è chiaro? Poi, cosa vi ho detto? Vi ho detto praticamente che un acido e una base secondo Arrhenius possono essere visti anche come delle specie che disciolte in soluzioni fanno aumentare la concentrazione di H3O più se è un acido, la concentrazione di OH- se è una base. E questo puntualmente si verifica. Vi ho detto che anche se noi andiamo a sciogliere un acido o una base di soluzione, l'equilibrio di autodissociazione dell'acqua deve essere sempre rispettato. Quindi se per effetto della dissoluzione di un acido aumenta questa concentrazione qui, questa concentrazione qui dovrà diminuire. E in che maniera dovrà diminuire? Dovrà diminuire in maniera tale che il loro prodotto ionico resti sempre una costante ed uguale ad 1 per 10 a meno 8 per 10. Va bene? Un'altra cosa, ecco, che questa non ve l'ho ancora detto, vorrei sottolinearla molto fortemente. La funzione pH, diciamo così, in teoria varia fra meno infinito e più infinito. È chiaro? Cioè non è una funzione che varia fra 0 e 14, perché il pH 0 a che cosa corrisponde? Il pH 0 corrisponde a una soluzione acquosa che ha concentrazione di ioni H+ esattamente 1 molare, perché concentrazione 1 molare che vuol dire? Vuol dire 10 alla 0, quindi il logaritmo di 10 alla 0 qual è? È 0, l'opposto di 0 è 0, quindi pH uguale 0 vuol dire concentrazione di ioni H+ 1 molare. Nulla vieta di avere, diciamo così, degli acidi più concentrati e uno molare, è chiaro? Non lo so, se voi andate a prendere l'acido muriatico che viene utilizzato per pulire nelle case, è una soluzione acquosa al 37% di acido cloridrico in acqua. E probabilmente andate un pochettino a calcolarvi il pH, vedendo un po' la densità, vedrete che il pH è anche, diciamo, la concentrazione è anche superiore, diciamo così, a 1. Quindi avrete un pH che è essenzialmente minore di 0. Così come pure se voi il pH è uguale a 14, è il pH che si ha quando la concentrazione degli ioni OH- diventa praticamente uguale a 1 molare. Chiaro, ma nulla vi vieta di avere una soluzione di NaOH 2 molare, 3 molare, ci arrivi sicuramente, perché la solubilità massima dell'idrossido di sodio in acqua è molto alta, sono 200-300 grammi litro, quindi si può arrivare a 6 o 7 molare, qualche cosa del genere, quindi sicuramente avete dei pH superiori a 14. Diciamo che i limiti del pH sono soprattutto dei limiti di solubilità, perché la solubilità massima di acidi e di basi comunque non è infinita, non può andare oltre certi limiti. Ma diciamo così che sicuramente la funzione pH non è compresa fra 0 e 14. In teoria varia da meno infinito a più infinito. Poi, diciamo così, assumerà il valore massimo e il valore minimo che può assumere in funzione della solubilità degli acidi o delle basi nell'acqua che noi andiamo a considerare come solide. Vabbè. Quindi diciamo così, questa è la maniera più semplice di andare a presentare gli acidi e le basi. Diciamo che c'è una definizione lievemente più complicata, ma che
però è molto più completa di acido e di base. È la definizione che hanno dato, diciamo contemporaneamente, due studiosi, un inglese Loebli e uno danese Brønsted, con la O praticamente, con quella la O tagliata a metà che si pronuncia con una OE o qualche cosa del genere. Secondo Loebli e Brønsted, un acido che cosa è? Un acido praticamente è un donatore di protoni in soluzione, mentre invece una base è un accettore di protoni in soluzione. In effetti la differenza tra la definizione che ha dato Arrhenius e la definizione che hanno dato Loebli e Brønsted di acido e di base risiede soprattutto nel fatto che nel concetto di base, perché in effetti già secondo Arrhenius un acido che ha formula HX quindi è un qualche cosa che aumenta la concentrazione di protoni in soluzione, e praticamente secondo Loebli e Brønsted un acido è un donatore di protoni in soluzione. Invece secondo Loebli e Brønsted una base è un accettore di protoni in soluzione. Andiamo un pochettino ad approfondire, diciamo, questa definizione. Allora, andiamo a prendere un acido reale, ragioniamo su qualche cosa di reale, tipo l'acido fluoridrico. L'acido fluoridrico è un acido forte, dissociato completamente, e quindi praticamente quando noi andiamo a porre l'acido fluoridrico in acqua, noi abbiamo la reazione di dissociazione dell'acido fluoridrico, reazione di dissociazione che va completamente, e abbiamo che si forma lo ione idrogeno H3O+, lo ione cloruro, ione Cl- acquoso. Va bene? Adesso come funziona, diciamo così, questa dissoluzione dell'acido? In effetti, secondo Loebli e Brønsted, la dissoluzione di un acido è una vera e propria reazione chimica ed è una vera e propria reazione acido-base. Perché? Perché praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che HCl è un acido, H2O in questo caso qui è una base. La dissoluzione dell'acido corrisponde a una reazione acido-base in cui la base H2O è capace di strappare un protone H+ allo ione Cl-. Lo ione Cl- è detto la base coniugata dell'acido HCl. Per cui praticamente, dato che l'acido HCl è un acido forte, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la sua dissociazione è totale. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la sua base coniugata Cl- è incapace di trattenere questo protone, neanche un poco. Pertanto questo significa che la sua base coniugata Cl- è una base coniugata debole. Cioè, in poche parole, l'acqua è una base più forte dello ione Cl- e si accaparra completamente il protone dell'acido cloridrico. Va bene? Se io invece prendo, diciamo così, un acido debole, tipo ad esempio l'acido fluoridrico HF, e lo sciolgo in acqua, io ho praticamente che la reazione di dissociazione dell'acido fluoridrico in acqua è una dissociazione soltanto parziale, cioè l'acido fluoridrico è un elettrolita debole. Abbiamo sempre, come al solito, che si forma lo ione H3O più acquoso più lo ione F meno acquoso. Adesso, cosa c'è di diverso dal caso precedente? La reazione ha assolutamente la stessa forma. Diciamo, la base con cui noi ci stiamo confrontando è sempre la molecola d'acqua. Quello che cambia cos'è? È l'acido. Perché? Perché praticamente mentre lo ione cloruro era una base coniugata debole, quindi non era capace neanche un poco di andare a trattenere
il suo protone. La base coniugata è femmino, è una base coniugata più forte. Cioè, in poche parole, è una base coniugata che, essendo più forte, se la può vedere con l'acqua per l'accaparramento del protone. Dato che è una base coniugata più forte, il trasferimento del protone dall'acido cloridrico, dall'F- all'H2O, non avviene completamente, avviene solo parzialmente. E questo è il motivo per il quale la dissociazione dell'acido fluoridrico è soltanto parziale. Va bene? Quindi praticamente noi abbiamo che a questo punto, diciamo, abbiamo introdotto, diciamo, il concetto di acido secondo Leverbrost e di base coniugata. Praticamente, quando noi abbiamo un acido, ogni acido ha la sua base coniugata e questo acido è tanto più forte quanto la sua base coniugata è debole. Va bene? Adesso praticamente noi abbiamo detto che invece una base che cos'è? È un accettore di protoni in soluzione. Come andiamo, diciamo così, a verificare questa, diciamo, questa posizione? Prendiamo una base qualunque, ad esempio NaOH. Lo andiamo a porre in soluzione. Questo è un composto di tipo un solido ionico, per cui un solido ionico si dissocia completamente negli ioni che compongono. Quindi Na più acquoso più OH- acquoso. Questo OH- che cosa potrà andare a fare? Potrà andare a reagire con un'altra molecola d'acqua. Ad esempio, guardate qui, OH- acquoso più H2O. Cosa sarà in grado di andare a fare? Sarà in grado di andare a strappare un protone a una molecola d'acqua e a trasformarsi in una molecola d'acqua. Questo qua a cui gli hanno strappato un protone, in cosa si trasforma? A sua volta si trasforma in ossidride. È rimasta assolutamente la stessa cosa. Però, diciamo così, questa base è sicuramente una base più forte della base H2O. Quindi è in grado di andargli a strappare un protone e andarsi a trasformare in ossidride. Vedete, le basi più forti che ci stanno sono ad esempio lo ione ossido O2- o lo ione solfuro S2-. Se per esempio noi andiamo a prendere un solido, vedete, Na2O, lo sciogliamo in acqua, questo si dissocia in 2Na più ione O2- acquosi entrambi. Lo ione O2- acquoso, quando ha a che fare con l'acqua, che cosa fa? Essendo una base molto forte, è capace di strappare un protone all'acqua. L'O2- con un protone in cosa si trasforma? Si trasforma in OH-. L'H2O, una volta che gli hanno strappato un protone, in che cosa si trasforma? In OH- anch'esso. Altrettanto fa lo ione solfuro. Se per esempio andiamo a sciogliere un sale di Na2S, solfuro di sodio, questo è una base forte perché si dissocia in 2Na più acquoso più S2-. Lo ione S2- acquoso reagisce con l'acqua, gli strappa un protone e si trasforma in HS acquoso, e la molecola d'acqua a cui hanno strappato un protone si trasforma in uno di ossidride. Bene, guardate un pochettino l'acqua come è strana. Quando l'acqua praticamente è messa a contatto con un acido, che cosa fa? Si comporta da base. Cioè, in poche parole, è capace di strappare un protone all'acqua. Questa, diciamo, operazione avviene completamente se l'acido è forte. Quindi se la base coniugata dell'acido forte è
debole, cioè se non ce la fa a trattenere questo protone. Questa operazione invece avviene soltanto parzialmente se l'acido è debole e quindi se la base coniugata è forte, quindi cerca di trattenersi questo protone. Ma se invece noi l'acqua andiamo a mettere a contatto con una base, si comporta da acido, perché è lei che perde il protone e lo trasferisce alla base. Queste sostanze, come l'acqua, che praticamente se sono messe a contatto con un acido si comportano da base, se sono messe a contatto con una base si comportano da acido, si chiamano sostanze anfotere. Cioè, in poche parole, il comportamento acido-base di queste sostanze qui dipende dalle sostanze con cui sono a contatto. Se sono a contatto con sostanze più acide si comportano da base, se sono a contatto, come in questo caso qui, se sono a contatto con sostanze più basiche si comportano da acido. Va bene? Adesso quindi praticamente noi abbiamo che possiamo fare una scala di forza fra gli acidi e le basi. In effetti, nell'ambito degli acidi deboli, come possiamo andare, diciamo così, a definire quali sono, diciamo, gli acidi forti e quali sono gli acidi deboli? Beh, quali sono più forti e quali sono più deboli? Basta andare a vedere la costante di equilibrio. Cioè, voi troverete sui vostri libri delle tabelle in cui sono riportati il valore della costante di dissociazione degli acidi deboli. Perché questo acido debole qui, vedete, si può andare ad applicare la legge dell'azione di massa senza nessun problema. Cioè, si scrive concentrazione di KC uguale a concentrazione di H3O+, che moltiplica concentrazione di F- fratto concentrazione di HF. Anche in questo caso qui, vedete, la concentrazione dell'acqua non viene riportata. Qual è il motivo per il quale la concentrazione dell'acqua non viene riportata? Facciamo, diciamo così, il ragionamento. Consideriamo una concentrazione acida bella concentrata, una soluzione di acido cloridrico bella concentrata. Uno molare è una soluzione decisamente concentrata. Allora, la concentrazione di questo è uno molare. La concentrazione di questo e di questo sarà quello che sarà, dato che questa costante di equilibrio è circa 1 per 10 a meno 2, sarà più o meno un centesimo di questo. Bene. Adesso, la concentrazione dell'acqua in questa soluzione di acido cloridrico qual è? È più o meno sempre 55,5 moli per litro, perché noi abbiamo praticamente un litro di soluzione. In un litro di soluzione, adesso, la densità della soluzione di acido cloridrico non sarà molto diversa dalla densità dell'acqua pura. Diciamo quindi che è rimasta più o meno lo stesso. Allora, praticamente, un litro di soluzione ci saranno praticamente, peserà diciamo circa 1000 grammi, ci saranno circa 1000 grammi d'acqua. 1000 grammi d'acqua corrispondono a 55,5 moli, quindi più o meno la concentrazione dell'acqua in questo sistema qui sarà 55,5. Adesso praticamente che la concentrazione dell'acqua è variata da 55,5 ed è diventata 55,49, perché? Perché praticamente un centesimo di mole dell'acqua ha reagito con lo ione, con l'acido cloridrico e si è trasformata in H3O+. Praticamente non se ne accorge nemmeno il sistema. Quindi anche in questo caso qui la concentrazione dell'acqua che dovrebbe apparire qua sotto è una costante ed è inglobata nella costante di equilibrio. Va bene? Quindi stavamo dicendo che per andare a vedere la forza dei vari acidi e la forza delle varie basi, essenzialmente noi abbiamo una scala della forza degli acidi e delle basi semplicemente andando a vedere le costanti di equilibrio. Se la costante di equilibrio è più alta, l'acido sarà più forte. Se la costante di equilibrio è più bassa, l'acido sarà meno forte. Va bene? Se l'acido praticamente è un acido forte, cioè se la reazione di dissociazione si scrive con una freccia sola, in teoria la costante di equilibrio che valore dovrebbe assumere? Dovrebbe assumere valore
la concentrazione questa qui quanto dovrebbe diventare, se la dissociazione è completa, dovrebbe diventare zero, e che tutto l'acido si dissocia. Quindi la costante d'equilibrio di un teoretico, di un teorico equilibrio praticamente, di la dissociazione di un acido forte dovrebbe assumere valore infinito. Quindi praticamente noi abbiamo che, diciamo così, si dovrebbe dissociare completamente. Quindi in effetti gli acidi forti, quelli là che si dissociano completamente, in effetti non si può andare a distinguere qual è più forte l'uno degli altri, quantomeno non si possono andare a distinguere se noi andiamo a considerare come solvente l'acqua. In effetti gli acidi che hanno una dissociazione completa sono soltanto 4-5, se me li ricordo bene, sono acido perclorico HClO4, acido clorico HClO3, acido solforico H2SO4, poi ci sta acido cloridrico HCl e poi mi pare che ci sta forse anche l'HBr, qualche cosa. Comunque sono 4-5, non sono più di tanti. Questi acidi sono dissociati completamente in acqua. E quindi praticamente per questi acidi qui noi non possiamo andare a vedere praticamente la differenza di forza. La differenza di forza noi la potremmo andare a considerare soltanto se ci svincoliamo dal solvente acquoso. In effetti noi fino adesso siamo andati considerando che gli acidi e le basi debbano essere sempre sciolti in acqua, ma noi, diciamo, l'acqua è sicuramente il solvente più, diciamo così, comune per gli acidi e le basi. Però nulla ci vieta di andare a utilizzare un solvente diverso per acidi e per basi. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se noi come solvente utilizziamo un solvente che è più acido dell'acqua, tipo per esempio un acido acetico, tipo per esempio un acido formico o qualche cosa del genere, tutti quanti gli acidi risultano più deboli e tutte quante le basi risultano più forti. Se invece come solvente noi andiamo a utilizzare un solvente che è più basico dell'acqua, tipo per esempio l'ammoniaca, prendiamo dell'ammoniaca liquida e lo utilizziamo come solvente, allora tutti gli acidi sono tutti quanti più forti e tutte le basi sono tutte quante più deboli. Allora l'utilizzo, diciamo così, di un solvente più acido ci permette, diciamo così, di capire nell'ambito degli acidi forti quali sono più forti, poiché praticamente il sistema già è acido di per sé. Un acido si riesce a dissociare in un solvente che già è acido soltanto se è un acido molto forte, e allora vedremo a quel punto lì che l'acido perclorico è l'acido più forte di tutti quanti gli altri, va bene? Poi qualche altra cosetta che vi volevo ancora andare a dire: se noi praticamente abbiamo degli acidi poliprotici, tipo praticamente l'acido solforico che ha formula H2SO4, l'H2SO4 dà prima la prima reazione di dissociazione. Dunque l'H2SO4 è un acido forte e la prima dissociazione è completa, per cui praticamente quando noi abbiamo, lo sciogliamo in acqua, abbiamo che la prima reazione è totale, quindi abbiamo che il protone si trasferisce completamente all'H3O+, e qui si forma l'ione HSO4. La seconda dissociazione dell'acido solforico è una dissociazione che non è completa, è una reazione che è soltanto d'equilibrio. Quindi avremo HSO4- più H2O che si mette in equilibrio con H3O+,
più SO4, 2 meno. Adesso, vedete, quando voi avete un acido poliprotico, cioè che ha più funzioni acide, se è un acido forte è solo la prima dissociazione che è completa, la seconda, la terza dissociazione non sono mai complete. Anzi, addirittura, voi avete praticamente che gli H3O+ derivanti dalla prima dissociazione vanno, diciamo così, a rendere più difficoltosa la seconda dissociazione. Va bene? Chiari? Quindi diciamo così che questo è, diciamo, il panorama più o meno completo dei sistemi acido-base. Vi ripeto, quando voi, che ne so, andate a sciogliere, che ne so, una mole litro di acido cloridrico in acqua, voi che cosa avete? Proviamo a fare questo esercizietto, che è una cosa, diciamo, abbastanza istruttiva, solo che a questo punto devo andare a cancellare la parte. Sciogliamo una mole di HCl fino a ottenere un litro di soluzione. Dunque, la concentrazione ovviamente quale sarà? La concentrazione sarà il numero di moli di HCl fratto il volume. Quindi una mole fratto un litro uguale a una mole litro. Adesso, la reazione di dissociazione dell'acido cloridrico HCl acquoso più H2O è una reazione che va a completamento, quindi avremo H3O più acquoso più Cl meno acquoso. Dalla relazione stechiometrica che è riportata qui, se noi abbiamo una mole litro di questo, avremo una mole litro di questo qui. Quindi la concentrazione di ioni H3O+ sarà uguale alla concentrazione di HCl e sarà uguale a una mole litro. Il pH, ovviamente, quale sarà? Sarà uguale a meno logaritmo della concentrazione di H+. La concentrazione di H+ è 1, quindi meno logaritmo di 1 è uguale a 0. Va bene? Vogliamo andare a vedere qual è la concentrazione degli ioni OH-? Benissimo. Noi abbiamo che il prodotto ionico dell'acqua deve essere sempre rispettato. Quindi noi che cosa abbiamo? Abbiamo che concentrazione di H3O+ per concentrazione di OH- è uguale a 1 per 10 a meno 14. Quindi concentrazione di OH- sarà uguale a 1 per 10 a meno 14 fratto concentrazione di H3O+. La concentrazione di H3O+ è 1, quindi sarà 1 per 10 a meno 14 fratto 1, quindi sarà uguale a 1 per 10 a meno 14. Se vogliamo andarci a calcolare il pOH, quindi meno logaritmo della concentrazione di OH-, avremo meno logaritmo di 14, quindi sarà uguale a più 14. Meno logaritmo di 1 per 10 a meno 14 e quindi sarà uguale a 14.
Va bene? Diciamo che se invece noi abbiamo un acido debole, bisogna, per calcolare il pH della soluzione, procedere in maniera diversa. Vediamolo un momento. Supponiamo di avere una soluzione, diciamo così, 1 molare di acido fluorino. Mi sembra di ricordare che la costante di equilibrio dell'acido fluoridrico è 1 per 10 a meno 2 mol/L. Allora, noi come dobbiamo andare a impostare questo problema? Scriviamo la reazione di dissociazione dell'acido fluoridrico. HF acquoso più H2O, che si mette in equilibrio, dato che noi abbiamo la costante dell'equilibrio, questa è una reazione di dissociazione che non va a completamento, e abbiamo H3O più acquoso più F2. Noi vogliamo conoscere il pH della soluzione, quindi scriviamo. Dobbiamo andare ad applicare la legge dell'azione di massa. Come facciamo ad applicare la legge dell'azione di massa? Vediamo subito, è una cosa abbastanza semplice. Allora scriviamo concentrazione di tutte quante le specie presenti in soluzione, vedete? Nelle condizioni iniziali, prima che, diciamo così, si instauri l'equilibrio, e nelle condizioni di equilibrio. Allora, inizialmente, quanto acido fluoridrico ci sta? Abbiamo detto che la concentrazione è 1 molare, quindi qui metteremo 1. E prima che cominci la dissociazione dell'acido fluoridrico, H3O più non ce ne sta e F meno non ce ne sono. Quando noi arriviamo all'equilibrio, noi che cosa avremo? Avremo che una quantità di acido fluoridrico che noi non conosciamo, X mol/L, si saranno dissociate, quindi all'equilibrio ne troveremo 1 meno X. Se X mol/L di acido fluoridrico si sono dissociate, per la relazione stechiometrica io che hanno dato origine a x mol/L di H3O+, a x mol/L di F-. Bene, scrivo la legge dell'azione di massa. La legge dell'azione di massa mi dice che la costante di dissociazione acida, scusate, la costante di dissociazione acida si indica con K con A, è uguale alla concentrazione di H3O+ per la concentrazione di F- fratto la concentrazione di HF. Andiamo a sostituire questi simboli praticamente in questa legge e otteniamo concentrazione di H3O+ uguale a X, concentrazione di F- uguale a X, concentrazione di HF 1 meno X uguale praticamente al valore della costante di dissociazione 1 per 10 a meno 2. Esce fuori praticamente un'equazione di secondo grado che, andando a risolvere scegliendo praticamente la, come si dice, la soluzione che ha senso fisico, avrete la soluzione del problema. Va bene?
Diciamo che questa è la maniera di andare, diciamo, a affrontare questo tipo di esercizi. Chiaramente su questo argomento qui farete, diciamo, un grande numero di esercizi. Va bene? Vorrei concludere questa lezione, oggi finisco un po' prima, parlandovi dell'ultima, diciamo così, maniera di andare a vedere gli acidi e le basi. La teoria di Lewis. La teoria di Lewis che cosa dice? Vi dice praticamente che un acido è un accettatore di doppietti elettronici sbagliati, è un donatore, è una base invece un donatore di doppietti elettronici sempre sbagliati. In poche parole, diciamo così, per mostrarvi questa, diciamo, definizione di acido e di base, la cosa migliore è andare a fare un esempio. Allora ragazzi, vi ricordate quando io vi parlai del legame dativo? Allora, riesumiamo, diciamo così, quel legame dativo, perché là si vede bene la definizione di Lewis di acido e di base. Noi abbiamo praticamente che se noi andiamo a prendere il boro tiene Z uguale 5 e tiene struttura elettronica 1S2, 2S2, 2P1, va bene? Con un pochettino di energia in più promuoviamo un elettrone da qua a qua e la struttura elettronica del boro, diciamo così, eccitato diventa 1S2, 2S1, 2P2. Il fluoro invece ha Z uguale 9 e ha struttura elettronica 1S2, 2S2, 2P5. 1, 2 più 2, 2 più 3, 2 più 4, 2 più 5. Allora noi che cosa avevamo? Avevamo che il simbolo elettronico del boro era questo qui. Il simbolo elettronico del fluoro era questo qui. Allora praticamente questi elettroni si andavano a mettere qui e quindi avevamo praticamente che la molecola del trifluoruro di boro era fatto così. Poi noi che avevamo visto? Avevamo visto l'ammoniaca, ve la ricordate? L'ammoniaca che era fatta così, vedete? N con Z uguale 7. La struttura elettronica era 1S2, 2S2,
2P1, 2P2, 2P3. Quindi il simbolo elettronico dell'azoto era questo. L'idrogeno invece praticamente ha chiaramente Z uguale 1 e quindi 1S1, quindi il suo simbolo elettronico è questo qui. Per cui l'ammoniaca, come si dice, questo elettrone si va a mettere qui e fa così, quest'altro elettrone si va a mettere qui e fa così, quest'altro elettrone si va a mettere qui e fa così. Va bene? Allora, la reazione di formazione del legame nativo tra il trifluoruro di boro e l'ammoniaca è una tipica reazione acido-base secondo Lewis. Perché? L'ammoniaca è una base perché c'è un doppietto elettronico spaiato che vuole andare a donare a qualche acido, che è una specie invece che ha una buca elettronica, cioè un posto dove possono andare a mettere gli elettroni. Il legame dativo come si andava a formare? Si andava a formare perché l'azoto andava a mettere questo doppietto elettronico spaiato in questa posizione qui. Nella buca elettronica del boro, e qui si andava a mettere praticamente tutta quanta la molecola di ammoniaca. Per cui la formazione di un legame dativo fra trifluoruro di boro e ammoniaca è una tipica reazione acido-base, in cui il trifluoruro di boro, che ha la buca elettronica, cioè in poche parole un orbitale vuoto privo di elettroni, è un acido, e invece praticamente l'ammoniaca, che ha un doppietto elettronico spaiato, è una base. Quindi la reazione fra un acido e una base è praticamente la reazione fra una base che cerca di andare a mettere il suo doppietto elettronico in una buca elettronica di un acido. In effetti questa teoria di Lewis degli acidi e delle basi è molto importante in chimica organica, perché in chimica organica si verificano un sacco di queste reazioni di questo tipo qui, in cui ci sta qualche molecola che tiene un doppietto elettronico spaiato che funziona da base, che lo va a mettere praticamente nella buca elettronica di qualche altra molecola che funge da acido. Solamente che in, diciamo così, in chimica organica, queste, oltre a chiamarle basi, vengono chiamate sostanze nucleofile. Perché nucleofile? Perché la base, che c'è il doppietto elettronico spaiato, va cercando un nucleo con cui andare a condividere questo doppietto elettronico. Mentre invece l'acido, che ha una buca elettronica, è chiamata una sostanza elettrofila. Perché elettrofila? Perché avendo una buca elettronica, cioè avendo un orbitale vuoto privo di elettroni, va cercando di riempirlo con gli elettroni di qualche altra molecola che ha elettroni in esubero, cioè qualche doppietto elettronico spaiato. Quindi l'elettrofilo è file, che vuol dire? Vuol dire amico, cioè che gli piacciono gli elettroni. Quindi l'acido è elettrofilo perché ama gli elettroni, perché ha la buca elettronica. Invece praticamente la base è nucleofila perché c'è il doppietto elettronico spaiato e va cercando qualche nucleo di qualche atomo che ha qualche buca elettronica per andarci a mettere, diciamo così, il suo doppietto elettronico spaiato. Diciamo che questo tipo di teoria può essere trasportato tale quale alle reazioni fra H+ e OH-, perché OH-, guardate un pochettino, la struttura dello ione OH- è questa. Chiaramente questa è la D base, questa qua, è piena di doppietti elettronici spaiati da tutte quante le parti. Invece lo ione H+ è più acido di quello, non ci sta niente, perché la struttura elettronica dello ione H+ è questa qui, non tiene elettroni da nessuna parte. È chiaro? Adesso quindi, qual è, diciamo così, il pregio della definizione che ha dato Lewis di acido e di base? È quella di essere estremamente generale. Cioè non è, diciamo, limitata alle reazioni fra acido e base che avvengono in soluzione acquosa,
ma va benissimo per un grandissimo numero di reazioni diverse. Quindi, andando, diciamo così, a tirare le somme di questa lezione, la definizione di Arrhenius è la più semplice possibile, ma è un po' incompleta. Allora, andando a considerare il processo di autoionizzazione dell'acqua, diventa abbastanza completo. Però, diciamo così, quella là di Loewenstedt è meglio, perché essendo solo un pochettino più complicata, ti fa capire che una reazione di dissoluzione di un acido e di una base in un solvente è una vera e propria reazione chimica in cui c'è una competizione fra la base data dalla molecola del solvente, nel nostro caso l'acqua, e la base coniugata dell'acido per l'accaparramento dell'acido, per l'accaparramento del protone. Se la base coniugata è debole, cede il protone completamente e l'acido è forte. Se la base coniugata è forte, si trattiene almeno in parte il protone e l'acido coniugato è debole. Poi ci sta la teoria di Lewis, che invece praticamente è una teoria di carattere assolutamente generale, che quindi permette di comprendere anche tantissime altre reazioni di tipo acido-base che si verificano anche nella chimica organica. Poi, a complemento di tutto questo, che cosa ho fatto? Sono andato a mostrarvi il processo di autoionizzazione dell'acqua. Il processo di autoionizzazione dell'acqua, che diciamo così, è confermato dai dati di conducibilità elettrica dell'acqua. Se non si verificasse il processo di autoionizzazione dell'acqua, l'acqua distillata sarebbe un perfetto isolante. Invece il fatto che conduce la corrente elettrica poco, ma la conduce, significa che ci devono stare delle particelle cariche elettricamente. E le particelle cariche elettricamente provengono dal processo di autodissociazione. Ho detto praticamente che è un processo endotermico, e quindi l'equilibrio sarà tanto più spostato verso destra quanto più elevata è la temperatura, e che quando si scioglie un acido o una base in acqua, il processo di autodissociazione comunque, diciamo così, quell'equilibrio deve essere comunque rispettato. Quindi se la concentrazione degli H+, da 10 a meno 7, sale a 10 a meno 3, dato che il prodotto ionico dell'acqua deve essere sempre rispettato, la concentrazione di ioni H- dovrà assumere un valore tale che il prodotto della sua concentrazione per 10 a meno 3 ci dia sempre 10 a meno 14. Cioè dovrà essere uguale a 10 a meno 11. È chiaro? E poi vi ho fatto vedere, diciamo così, come affrontare proprio praticamente il problema del calcolo del pH, diciamo così, da un acido forte, quindi andando semplicemente a considerare la dissociazione completa e le opportune relazioni stechiometriche che servono, e andarli invece a calcolare il pH di una soluzione di un acido debole. In quel caso là, dove è proprio un problema di equilibrio chimico, dovete andare a impostare la legge dell'azione di massa, andare a risolvere questa semplice equazione e andare a calcolare questo valore. Va bene, ragazzi? Allora, domani vi fate una bella lezione di esercitazione e ci vediamo la settimana prossima. Ok, arrivederci.